Una buona serata e benvenuti a questo nuovo aggiornamento con l'informazione di TV6. In apertura, il WWF Abruzzo ha lanciato una petizione, una raccolta di firme per chiedere l'istituzione del garante della natura, una figura che può assumere una certa centralità in un'epoca segnata dai cambiamenti climatici. Paolo Renzetti. Di Tizio, questa mattina in conferenza stampa avete parlato di questa volontà del WWF di chiedere l'istituzione di un garante della natura. Perché questa richiesta? Ma il WWF intanto ha presentato già un'istanza al Senato e alla Camera e sta raccogliendo le firme sul web e oggi siamo qui presenti tutti i responsabili a vario titolo dei parchi nazionali, del parco regionale, dell'area marina protetta d'Abruzzo, tutte le aree protette principali d'Abruzzo per firmare insieme questa richiesta. Il garante natura serve perché? Perché oggi salvaguardare l'ambiente è fondamentale, non ci si può limitare a salvaguardarlo nei parchi come se fossero delle isole felici. Abbiamo sotto gli occhi quello che sta succedendo nel cambiamento climatico, ce ne accorgiamo ogni giorno. Per riuscire a sopravvivere, per riuscire a restare su questo pianeta in maniera vivibile, abbiamo bisogno di cambiare completamente atteggiamento, abbiamo bisogno di cambiare nel nostro punto di vista nei confronti della natura. Un garante può servire come figura terza, come figura esterna, può servire sia a richiamare tutti quelli che hanno competenze a controllare che facciano in pieno il proprio dovere, sia a stimolare tutte le altre competenze, sia a fare in modo che l'ambiente sia al primo posto nell'agenda di tutti gli interventi, perché questa è oggi una necessità, non è una scelta. Ora la palla passa alla politica, Di Tizio. La politica ha sempre la palla in mano, perché la politica deve gestire, deve fare quello che è necessario per la tutela dei cittadini e del mondo in generale, dell'ambiente in generale. La politica dovrebbe già farlo, è oggi distratta per un'emergenza, anzi per una serie di emergenze come il Covid e poi attualmente purtroppo la guerra, ma non può dimenticare quelle che sono le esigenze primarie, perché combattere, lottare per affrontare le emergenze senza tenere presente le emergenze contingenti, senza tenere presente quella che è un'emergenza generale che viene prima e dopo e che continuerà a esserci anche dopo queste emergenze particolari e momentanee della guerra, sarebbe un errore grossolano e gravissimo. Ed ora l'aggiornamento con i numeri della pandemia nella nostra regione. Sono 2.298 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi. Sono emersi dall'analisi di 1.774 tamponi molecolari e 6.870 test antigenici rapidi. I guariti odierni invece sono 963. Così gli attualmente positivi in Abruzzo sono 29.453. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, 156 pazienti, più 17 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 7 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale così a 3.378. Del totale dei casi positivi odierni, 463 sono residenti domiciliati in provincia dell'Aquila, 709 in provincia di Chieti, 498 in provincia di Pescara, 494 in provincia di Teramo, 45 fuori regione e 115 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Le problematiche strutturali delle sedi che ospitano i centri per l'impiego sono state al centro della riunione che l'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale ha tenuto questa mattina a Pescara. Sono 21 i milioni di euro stanziati per potenziare i centri per l'impiego. Vediamo. Le problematiche strutturali delle sedi che ospitano i centri per l'impiego sono state al centro della riunione che l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale ha tenuto questa mattina nella sede della regione a Pescara. L'assessore ha chiamato a partecipare i sindaci delle 15 città abruzzesi che ospitano uffici dei centri per l'impiego per conoscere direttamente da loro i problemi da affrontare e predisporre così soluzioni tecniche efficaci. I centri per l'impiego, come da finanziamento governativo, c'è
anche il miglioramento strutturale di queste sedi, quindi voglio fare con loro il punto della situazione per poi intervenire e cercare di adeguare quegli edifici che non sono a norma, che hanno problematiche a livello di barriere architettoniche. Questo è un progetto molto importante perché vogliamo far tornare i centri per l'impiego ad assurgere quel ruolo per cui sono nate, ovvero quello di incrociare domanda e offerta di lavoro. In questi finanziamenti logicamente c'è il potenziamento anche del personale, stiamo facendo dei concorsi, ma anche a livello formativo e a livello anche informatico per fare una rete adeguata ai tempi. Assessore, ci sono oltre 20 milioni di euro a disposizione? Sì, sono oltre 20 milioni di euro per cercare di potenziare da ogni punto di vista i centri per l'impiego che poi dovranno dare attuazione a questo programma del PNR che si chiama GOL, che non è un termine calcistico ma è garanzia occupabilità lavoratori, anche lì somme importanti per incentivare l'assunzione di disoccupati, inoccupati e soprattutto formarli, perché molti datori di lavoro, molti imprenditori cercano manovalanza ma non hanno dei profili specifici e quindi spetta a noi istituzione andarli a formare e a qualificarli. Andiamo a Teramo perché è stato inaugurato questa mattina il cantiere del primo lotto del progetto di riqualificazione del parco fluviale. L'intervento è considerato una priorità per l'amministrazione comunale e costerà complessivamente 8 milioni di euro. Vediamo. Il parco fluviale di Teramo, un anello verde e lussureggiante che circonda la città, sarà interamente riqualificato con un progetto da 8 milioni di euro. Intanto è appena stato inaugurato il primo lotto da 600 mila euro che prevede l'abbattimento di un vecchio edificio che sarà trasformato in un moderno ristoro. Soddisfatta l'assessore comunale all'ambiente Martina Maranella. È un momento di riconnessione con la città e di riappropriazione di spazi verdi nella tutela e nel rispetto chiaramente i luoghi. Lavoro che parte da molto lontano, c'è una progettualità a differenza di quello che alle volte si cerca di dall'opposizione di dire, c'è un progetto, una progettualità che vede Teramo al centro di ogni obiettivo e questo è uno di quelli. Una volta completato il progetto, il parco fluviale di Teramo si connetterà alla città attraverso quattro vie d'accesso: Ponte a Catena, Via Vecchia, Via Vecchio Mattatoio e Via Cona. Un luogo questo sempre più frequentato dai teramani e sul quale il Comune ha deciso di investire. Per la prima volta nella storia esiste un progetto di valorizzazione del parco fluviale che ne rispetta la natura, l'identità, ma lo valorizza come infrastruttura ambientale, hub di riferimento. Di fatto lo è già stato nel corso di questi anni, teatro di iniziative, di attività che l'hanno fatto conoscere e a cui è stata legata un'attività di cura e di manutenzione. Oggi facciamo un passo avanti straordinario, dimostrazione del fatto che tutta la programmazione che abbiamo messo in campo non è un libro dei sogni, noi il sogno lo stiamo scrivendo con l'attività quotidiana, con progetti finanziati che stanno partendo e che riguardano veramente quelle che sono le potenzialità per troppo tempo inespresse, non sviluppate della nostra città. Il progetto di riqualificazione del parco fluviale di Teramo sarà realizzato da Casa Atelier Architetture, uno studio tecnico costituito da sole donne. Abbatterete questa casetta e come la ricostruirete? La nuova casetta sarà ricostruita con una struttura di acciaio e mattoni e finiture di canapa, che è una tecnologia a cui teniamo molto, che è perfettamente ecocompatibile, riciclabile e consente una qualità di vita all'interno delle strutture veramente ottima, dove appunto la natura e la qualità dello stare in natura si ripercuotesse anche nello stare all'interno delle nuove strutture che realizzeremo. Come si lavora con un team tutto al femminile? Si lavora molto bene, nonostante tutti ci chiedano se litighiamo, in realtà non è così. Ed ora la politica. Carla Di Biase e Guido Gian Giacomo sono i componenti del neonato gruppo di Fratelli d'Italia in provincia di Chieti. Nell'occasione il coordinatore provinciale Antonio Tavani ha tracciato un bilancio sulle ultime elezioni.
Sì, anche in provincia diamo sostanza alla nostra grande crescita. Peraltro questo gruppo si compone di due autorevoli rappresentanti della politica provinciale, sia Chietina con l'ex assessore Carla Di Biase, sia Vastese con il consigliere comunale Guido Gian Giacomo, già candidato sindaco lo scorso anno proprio contro il presidente della provincia. Crediamo che anche sui temi risicati oggi, ma che potrebbero tornare a essere importanti col PNRR, Fratelli d'Italia possa e debba dire, esplicare bene la sua strategia, e crediamo che questo sia il primo passo per come dire, puntualizzare anche le esigenze di una provincia grandissima, vastissima, complicata, complessa, e che forse non sempre il Presidente Menna riesce a cogliere. Appena terminato il ballottaggio nei comuni di Ortona e San Salvo. Il modello San Salvo, dove il centrodestra va unito, va insieme, va coeso e va sui temi piuttosto che sulle posizioni, funziona, ed è questo l'insegnamento che ci viene da San Salvo. A Ortona il messaggio che arriva invece è un altro, che dove il centrodestra si divide, per ragioni che a Fratelli d'Italia sfuggono, evidentemente l'elettore di centrodestra non gradisce questa divisione. Ovviamente noi abbiamo fatto una riflessione al nostro interno, anche sulla forza delle liste, che forse non era sufficientemente adeguata alla forza invece del candidato, che invece è piaciuto, piaceva, e anche per rispondere a chi da centrodestra ci accusava di presentare a Ortona un candidato non riconoscibile, noi abbiamo presentato un candidato invece molto riconoscibile, certo sotto le aspettative con le liste, con qualcuna delle sue liste, ma noi siamo anche lì a Ortona con il doppio dei consiglieri, quindi siamo con due autorevolissimi consiglieri comunali, crediamo che l'opposizione al sindaco sarà rigida, costruttiva. Stenta a decollare il progetto della Grande Marsica. Una spaccatura fra i sindaci è emersa nell'ultima riunione promossa dal comune di Avezzano. Si fa acceso il dibattito politico attorno al progetto della Grande Marsica. L'ultimo incontro, andato in scena nella sala consigliare del comune di Avezzano e promosso dal consigliere Cristian Carpineta, ha visto acuirsi le spaccature tra i sindaci del territorio. Netta presa di posizione dal sindaco di Celano Settimio Santilli, che poco prima del vertice aveva invitato il comune di Avezzano ad aderire all'Unione Marsicana, nata in sostituzione della comunità montana e alla quale hanno già aderito 34 comuni. Alcuni sindaci hanno disertato, per così dire, l'incontro, alcuni hanno sollevato in un certo senso questa polemica, questo parallelismo tra la Grande Marsica e l'Unione invece dei comuni marsicani. Ecco, vogliamo fare chiarezza, vogliamo spiegare le differenze, no, che ci sono tra queste due entità. Non è che hanno disertato, avranno avuto degli impegni, con diversi sindaci che siamo sentiti erano fuori per ragioni di lavoro, d'altronde è un periodo prima delle ferie, quindi ci possono stare degli impegni di carattere anche istituzionale che avevano. La differenza sostanziale che c'è tra l'Unione e la Grande Marsica, che possono essere pure sovrapposti come idea iniziale, ma poi da un'attenta analisi sono totalmente diverse, perché entrambe prevedono il raggruppamento dei comuni, questo è l'elemento che le tiene unite, ma dall'altro lato è proprio a livello istituzionale tutto diverso, mentre la prima è già normativizzata, è normatizzata dalle leggi dello Stato, è qualcosa che proviene dall'alto verso il basso e si cala poi sui territori. Noi invece volevamo fare qualcosa che non avesse la burocrazia alla base, ma una burocrazia dettata da noi in base ai tempi di cui abbiamo bisogno, perché se noi abbiamo un problema con la sanità, noi non abbiamo tantissimo tempo per poterci organizzare, quindi un'assenza di burocrazia e di dover render conto ci potrebbe permettere dal basso di poterla andare a guardare, quindi la sostanziale differenza è dal nucleo da dove si deve attingere. Noi lo facciamo dal basso, utilizzando ad esempio gli uffici delle presidenze del Consiglio dei vari comuni che aderiranno logicamente, e se l'attuale Unione Europea è nata come 8 nazioni e l'Europa è sempre rimasta questa dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, non vediamo perché la Marsica non possa nascere con 16-17 comuni. Torniamo a Pescara, all'Aurum è andato in scena la seconda edizione di Fenomena, la kermesse dedicata all'imprenditorialità femminile.
Sono 73 le imprenditrici del Sud Italia selezionate per Fenomena, il primo e unico salone italiano dedicato alle aziende a guida femminile in tre settori d'eccellenza del Made in Italy. Come l'edizione del debutto a luglio dello scorso anno, anche per quella di quest'anno Pescara è stata scelta per ospitare l'importante kermesse che vede in primo piano il lavoro della Camera di Commercio Chieti Pescara. È un evento che vede l'imprenditoria del Mezzogiorno presentarsi su questo evento molto importante. Abbiamo scelto questa location che è l'Aurum, che è per noi di Pescara è la fabbrica delle idee, e quindi in questi due giorni si confronteranno anche in B2B delle imprese importanti del Mezzogiorno d'Italia e cercheremo di trovare anche la possibilità di nuovo business da parte di queste imprese. Stando alle stime, è particolarmente importante proprio al sud. Se una media nazionale è del 22%, a sud raggiunge quote anche supera anche il 28% di imprese rispetto a quelle maschili. È un successo. Le donne sono coraggiose, le donne hanno bisogno, soprattutto al sud, non hanno un tessuto produttivo intorno, aziende per le quali poter lavorare, quindi o è statale, l'impiego statale, oppure devono espatriare, devono lasciare il loro paese, e allora si inventano delle attività e sono quasi sempre attività di successo, perché le donne del sud poi sono particolarmente toste. Torniamo in provincia di Teramo perché è stato presentato a Pineto il ricco calendario delle manifestazioni estive, oltre 100 eventi per rispondere alle esigenze dei giovani, delle famiglie e dei bambini. Vediamo. A Pineto l'estate è uno spettacolo. Questo è il claim che accompagnerà l'estate pinetese. Oltre 100 appuntamenti tra musica, cultura, teatro, cinema e spettacoli per un'estate all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento di qualità. Da qui a metà settembre saranno diversi gli artisti noti che si esibiranno: Eugenio Finardi, Alma Megretta, Umberto Tozzi, Banda Bardo e Cisco, Dito nella Piaga, Filippo Graziani e Marco Morandi. Molto attesa l'iniziativa Carnevale anche in estate vale, in programma l'8 agosto con la Mobetters Band. La domenica al mattino ci saranno nella Torre di Cerrano i concerti all'alba, mentre la domenica sera ci saranno gli appuntamenti del caffè letterario nel giardino di Villa Filiani. Dopo due anni difficili, molte le associazioni che sono ripartite, e devo ringraziare davvero tutte, dietro ogni rappresentante che questa sera ha raccontato un po' il programma che vedremo nel corso di questi 2-3 mesi, c'è un lavoro importante, dietro, l'ho detto, ci sono decine e decine di persone che lavorano. Abbiamo in qualche modo creato una bellissima sinergia con tutte le associazioni che si sono rese propositive in vista della stagione. Non è stata facile, ci abbiamo messo molto impegno, ognuno ha messo del suo, è una ripartenza questa, è stata difficile, non facile, uno sforzo importante da parte dell'amministrazione comunale, ci crediamo, è l'ora di ripartire adesso, è l'ora di ripartire, sono convinto che sarà una stagione ricca di emozioni. Tre giorni di festa a Pescara dal 2 al 4 luglio per San Cetteo, patrono della città. Fitto il calendario degli eventi sia religiosi che civili. Torna la festa del santo patrono a Pescara, San Cetteo, Don Francesco, tre giorni di grandi eventi da un punto di vista religioso e anche civile. Sì, sentivamo l'esigenza, tanti fedeli durante l'anno, ma si farà la festa a San Cetteo quest'anno, però fin quando non abbiamo avuto il permesso a livello nazionale si possiamo rimuovere, abbiamo atteso fino alla fine. Poi è stato possibile, allora subito ringrazio il comitato della parrocchia, tante persone che lavorano in rete ed è una benedizione grande. C'ho lì lo staff tutti i giorni, persone che accolgono, perché la cattedrale ha 5 porte, quindi noi accogliamo. Questi tre giorni abbiamo organizzato questa processione con l'arcivescovo contentissimo, che parte da San Cetteo, va vicino alla casa di D'Annunzio e scende sul fiume e ci imbarchiamo. Poi arriviamo al porto, una preghiera di bisogno per tutta la città,
rivolto proprio alla città, e poi è un ricordo di tutti i caduti per mare. E poi ritorniamo, c'è il pontificale solenne con i canonici, l'autorità, tutta la gente, per chiedere a San Getteo che si dia da fare, perché lui è protettore soltanto di Pescara dell'archidiocesi. Allora deve lavorare con noi, deve intercedere, perché ci fa il dono di essere noi protagonisti per la pace nel mondo, la fraternità e la concordia. Le tre sere, a cominciare dal comico Conduce con la sua orchestra, poi c'è la cover di Celentano, famosa, c'è l'altra cover in un'altra serata che io non ce l'ho scritto qua, va bene, però sono orchestre piazzate lì alla stazione di Piazza Colonna, e poi ci sta, non può mancare, giostre, bancarelle, perché fa parte della nostra vita cristiana. Ancora la pagina degli eventi, tutto pronto per la 15ª edizione del trofeo di nuoto Città di Pineto, dove sono attesi nuotatori da tutta Italia. Ancora una volta il ricavato sarà devoluto all'associazione Insieme Oltre le Onde. Una giornata dedicata ai valori dello sport e della solidarietà. Torna domani 2 luglio l'appuntamento con il trofeo di nuoto Città di Pineto, giunto alla sua 15ª edizione. Questo traguardo importante lo si deve anche al gruppo Spatangus, che nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia non si è arresa, portando avanti questo progetto. Infatti, come tutti gli anni, il ricavato della manifestazione, al netto delle spese, sarà devoluto all'associazione Insieme Oltre le Onde per la ricerca e la lotta alla sia delle vie biliari, malattia rara neonatale. Questo è il tono, e le bracciate di tutti i nostri nuotatori saranno in favore di questa associazione. Oltre questo ci sarà anche il crucilibro, che è sempre, diciamo, la parte meno sportiva, ma in attesa dei nuotatori che arrivano all'arrivo c'è anche il crucilibro, e invece con i proventi del crucilibro sosteniamo i progetti di ASD Poseidon. La gara anche quest'anno vedrà 4 possibili percorrenze per dare ad un pubblico più ampio la possibilità di partecipare. La classica, dalla piattaforma Fratello Cluster arriva, la doppia andata e ritorno da Riva alla piattaforma, la mezza di circa 3 km e la 1500 sprint sotto costa. Il trofeo di nuoto Città di Pineto, che appartiene al circuito Adriatica Acque Libere di cui è promotore, avrà luogo nelle acque antistanti l'Isola Florida a partire già dalle prime ore della mattina. Sono 4 manifestazioni di nuoto aperte a tutti, lo scopo è abbracciare il mare e affrontarlo con tutta la sicurezza possibile, perché noi diamo importanza agli aspetti di sicurezza. Abbiamo l'appoggio della Capitaneria di Porto di Giulianova, la Capitaneria di Silvi, abbiamo il supporto della Croce Rossa, supporto in mare, soccorso in mare di Giulianova, e tanti comandanti di imbarcazioni private che ci seguono, e deve essere una festa. In più quest'anno ci sarà una piccola manifestazione nella manifestazione, che è dovuta a dei giovani pinetesi che navigano con noi mentre noi a nuoto, loro con le loro piccole vele, e quindi ci supporteranno, ci affiancheranno e faranno da traino per i nostri nuotatori. Lo scopo è arrivare tutti sani e sicuri nella maniera più tranquilla possibile, divertendoci. Basta distanze e torniamo insieme allo stadio. Potrebbe essere questo il claim della nuova campagna abbonamenti della Pescara Calcio, in vendita per i soli vecchi abbonati della stagione 19-20 da lunedì 4 luglio a partire dalle ore 16 e in libera vendita a partire dalle ore 10 di giovedì 21 luglio presso l'Official Store di Via Carducci, con numerosi pacchetti vantaggiosi per vedere il Pescara in campo. Sarà necessaria la sottoscrizione della nuova tessera Fidelity Card cuore bianco-azzurro, dal costo di 15 euro con validità triennale. Il diritto di prelazione, in vigore soltanto nel primo periodo di vendita dal 4 al 20 luglio, è dedicato esclusivamente, come abbiamo detto, ai soli abbonati 19-20 e darà la possibilità di prenotare il precedente posto a sedere e usufruire della scontistica dedicata. Dal 21 luglio, con la seconda fase denominata vendita libera, decade il diritto di prelazione sul posto, ma non la scontistica, che rimane in vigore sino al termine delle vendite. La data di chiusura della campagna abbonamenti sarà stabilita dopo la definizione dei calendari ufficiali di Lega Pro. Sul sito pescaracalcio.com è possibile consultare prezzi e offerta per i vari settori.
Cambiamo disciplina, si è svolta due giorni fa a Pescara la premiazione dei piloti campioni italiani auto e karting ACI Sport della regione Abruzzo. Per il presidente dell'ACI di Pescara Sartorelli è un segnale di ripartenza dopo i due anni segnati dalla pandemia. Il significato è importantissimo perché veniamo da due anni di pandemia in cui non si è potuto organizzare una premiazione per tutti i vincitori delle varie categorie del nostro sport e quindi siamo stati costretti a farlo all'interno dei nostri automobile club dando la coppa o il premio vinto al pilota senza poterlo fare però con almeno un familiare o con altri amici come faremo questa sera alla presenza anche delle autorità sportive della nostra regione. Quindi è una ripartenza, ringrazio il presidente Cellinese che ha voluto che fossi io qui a Pescara ad organizzare questa bella festa, spero che i piloti apprezzino ed è una bella risposta per dire noi ci siamo, ripartiamo, la federazione è ancora in piedi ed è viva e vegeta. In Abruzzo noi possiamo dire che abbiamo tantissimi licenziati, tanti appassionati e tante persone che si impegnano in questo sport con tanti sacrifici. Quello che manca è forse qualche gara in più, siamo rimasti veramente con pochissime gare, tranne Popoli poi che abbiano un valore importante non ce ne sono. Stiamo cercando con gli altri presidenti di Automobile Club di sviluppare, di ritornare a organizzare gare, per fortuna abbiamo un buon settore kart perché è seguito molto, molti bambini, ragazzini si avvicinano al kart e questo ci porta ad avere dei bei campioncini. Beh, è sempre difficile fare paragoni di questo tipo, di Tarquini, Liuzzi e Trulli ce ne sono sicuramente pochi, però adesso abbiamo alcuni ragazzi che stanno facendo delle loro esperienze anche al di fuori della nostra regione, ma addirittura alcuni al di fuori del nostro paese perché stanno correndo in altre nazioni con ottimi risultati, soprattutto nei campionati monomarca dove ci distinguiamo e dove ogni domenica abbiamo un nostro pilota che vince. Questa è la nostra ultima notizia, i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube o al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.